Un cordiale saluto agli ascoltatori di Chittago Radio. Oggi parliamo della manifestazione in favore delle persone LGBT in Uganda e Russia, dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti e della mostra al Museo dell'Automobile sulle auto dell'avvocato Agnelli. Diritti per le persone LGBT. Manifestazione davanti a Palazzo Civico per chiedere il rispetto dei diritti e della libertà delle persone LGBT in Uganda e in Russia. Nel paese africano, il Parlamento sta discutendo una proposta di legge che inasprirebbe le pene contro gli omosessuali fino alla pena di morte. Oggi in Uganda l'omosessualità è considerata un reato. In Russia invece si stanno diffondendo norme che impediscono di parlare in pubblico di omosessualità. I manifestanti, in questo modo, hanno chiesto al Consiglio Comunale di esprimersi contro queste forme di razzismo e di sospendere accordi di collaborazione esistenti, come nel caso degli accordi in ambito culturale in atto con la città di San Pietroburgo. Nella mattinata dell'11 marzo, in via Roma 305, nella sala udienze, si è aperto ufficialmente l'anno giudiziario della Corte dei Conti. L'apertura è stata segnata, come da tradizione, dalla relazione sull'attività svolta nel 2012, relazione tenuta dal presidente della Corte, Salvatore Sfrecola. Questa è la sua intervista prima dell'inizio della lettura della relazione. La corruzione è un fenomeno, voi sapete, endemico in questo paese, dappertutto. Per la difficoltà delle procedure, per la lunghezza delle procedure, per la mancanza di semplificazione delle procedure, fanno sì che gli imprenditori cerchino la strada più corta della corruzione. È chiaro che la riduzione degli stanziamenti provenienti dallo Stato danneggia un po' tutti gli enti locali, che bisognerà modificare forse qualcosa nel patto di stabilità, perché questo crea difficoltà anche laddove ci sono delle risorse, non possono essere utilizzate. E poi sicuramente c'è una cosa importante da fare, quella di colpire gli sprechi. Gli sprechi sono tanti, ne li vediamo continuamente, eccesso di acquisto di cose inutili. Non c'è stata quella capacità di ridurre la spesa inutile, anche nella sanità. Le auto dell'avvocato. Nel decennale della scomparsa di Gianni Agnelli, il Museo dell'Automobile ospita la mostra Le auto dell'avvocato, per ricordare e approfondire il rapporto tra l'automobile e Gianni Agnelli. L'esposizione presenta una selezione di 10 auto personalizzate e volute dall'avvocato con l'ausilio di disegni, fotografie e audiovisivi. L'allestimento, che apre il 13 marzo, terminerà il 2 giugno. L'edizione di oggi è stata redatta da Federico D'Agostino, Silvio Lavalle e Tony Denardo, direttore Remo Guerra.